vedere il Signore nostro Gesù Cristo. Come possiamo vederlo? Perché chi vede Gesù Cristo, chi vede Lui, vede il Padre. È un discorso che fa il Signore, è meraviglioso, sembra più che altro teologico, forse lontano dalla nostra vita, invece no. Innanzitutto per la grande, grandissima consolazione che ci viene dalle sue parole. Io non condanno, perché non sono venuto per condannare. Ai 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 ai. Quanti di noi avrebbero bisogno di ascoltare questa parola come minimo 2000-3000 volte al giorno? Noi che siamo così facili e soliti a condannare, anche nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, anche nel nome della parola, anche in nome dell'autorità che ci viene data, molte volte anche come presbiteri o come padri o come madri. Condannare, mischiando molte volte peccato e peccatore. Il mondo condanna il peccatore e esalta il peccato. Nella Chiesa è esattamente il contrario, è condannato il peccato e assolto il peccatore. Ed è il senso profondo delle parole del Signore. Perché? Perché tu puoi vedere la salvezza, tu puoi vedere Dio ascoltando la sua parola. E ascoltare è accogliere, ascoltare è lasciarsi giudicare dalla parola e lasciare che la parola illumini ciò che noi oggi e ogni giorno viviamo, perché sia posto sotto la sua luce. Io come luce sono venuto nel mondo perché chi cammina non vada nelle tenebre, non rimanga nelle tenebre, non cammini nelle tenebre, non vada a tentoni. Questo è la sua parola, vedere la parola. E questa è la tensione che noi incontriamo in tutta la scrittura. È molto interessante, perché la parola si può vedere ascoltandola, perché la parola si ascolta, e nel momento in cui ascoltiamo la parola ci apriamo leggermente, anche soltanto un millimetro, alla parola, essa ha il potere di compiere ciò che annuncia, ciò che dice. Il contenuto della parola è trasferito come con un'endovenosa nella nostra vita, per mezzo dello Spirito Santo, che è lo sperma che spirituale, che è capace di fecondare, di dare in noi la vita eterna di cui parla oggi il Signore. Perché la sua parola è vita eterna, la parola del Padre è vita eterna. E che vuol dire? Che la parola del Padre si fa vita eterna in questo momento, in te, in me. Il momento in cui è predicata la parola, il momento in cui è annunciata la parola, essa si compie, si realizza, esattamente come è accaduto alla Vergine Maria. Per questo il primo, più importante, la più grande e più importante missione della Chiesa è annunciare la parola. La missione della Chiesa, cioè la missione dei sacerdoti, la missione dei vescovi, la missione del Santo Padre, la missione dei catechisti, la missione di un genitore, di un padre, di una madre, la missione di un fidanzato con la sua fidanzata, di una fidanzata con il suo fidanzato, la missione di un marito con la moglie, di una moglie con il marito, la missione di ciascun figlio della Chiesa è annunciare il Vangelo, è accogliere la parola, lasciare che la parola si trasformi in vita, lasciare che la parola dia vita eterna a noi oggi, cioè che dilati la nostra vita all'infinito, conducendoci quindi ad amare, conducendoci quindi a perdonare, conducendoci quindi a perdere i nostri schemi, anche i nostri ideali, ogni cosa, per restare nudi, completamente nudi sulla croce per amore all'altro. Questo significa avere vita eterna, fratelli, eh? La vita eterna non sono parole, non si tratta soltanto della vita dopo la morte, no, si tratta qualcosa di attuale, di reale, concreto, di oggi. Per questo chi vede Gesù, vede il Padre, vede il cielo, vede la patria, vede la casa. Chi vede Gesù, ascoltando la sua parola,
prestando orecchio e obbedendo alla sua parola, appoggiandosi alla parola, vede Dio, vede il suo destino compiuto, vede nella sua vita la vita eterna. Per questo è importantissimo che tu oggi possa ascoltare, il tuo matrimonio sta andando in frantumi, credilo, ascolta che non è così, che anche se va in frantumi, Dio ha il potere di risuscitarlo, di fare una cosa nuova. E forse deve passare per questa sofferenza, forse tu e tuo marito dovete passare per questo problema, dovete passare per questa umiliazione, per questo annichilamento. Coraggio, appoggiati a questa parola, Cristo è risorto, Dio ti ama infinitamente, non giudica tuo marito, non è venuto per giudicare, anche se avessi fatto il peggior peccato, anche se tuo marito, tua moglie fosse completamente impazzita, e se fosse nato con una ventenne, ti avesse lasciato lì, anche se tuo figlio è completamente perduto ai tuoi occhi, ascolta questa parola, perché Gesù non è venuto nel mondo, Dio non si è fatto carne, la parola non si è fatta carne per condannare il mondo, ma per dare la vita al mondo, perché attraverso la parola potesse ricevere la salvezza. Tutto il contrario, noi parliamo per condannare, noi parliamo per mettere dalla parte i buoni e dalla parte i cattivi. No, non è così. Gesù non ci condannerà mai, mai, lo ripeto, mai. Gesù non ci condannerà mai. Perché? Perché ciò che ci condannerà nell'ultimo giorno è la nostra, è questa stessa parola che abbiamo ascoltato, questa parola che ascolti oggi. Sei schiavo del bene? Sei schiavo del gioco? Ascolta, appoggiati a questa parola, obbedisci. Obbedisci a che cosa? Al suo amore. Ma come? Obbedire all'amore? Che vuol dire? Vuol dire lasciati amare. Lasciati amare, vatti a confessare. E io esco dalla droga, io esco dalla schiavitù all'alcol, alla slot machine. Io posso vedere estirpato il giudizio dal mio cuore perché mi vado a confessare? Sì, sì, certamente. Obbedisci. Come ha fatto il Naaman il Siro, ha ascoltato una parola, ha obbedito ed è guarito dalla lebbra. Vuoi guarire? Perché il punto è se tu vuoi guarire o non vuoi guarire, il punto è tutto lì, fratello caro, sorella cara, il punto è se tu veramente vuoi che tuo figlio possa incontrarsi con il nostro Signore Gesù Cristo, o vuoi altre cose, o desideri altre cose. Ma se veramente stai soffrendo, se veramente sei chiuso nell'infelicità, nell'impossibilità di entrare nella malattia, di entrare in questa precarietà economica che è assurda, che il governo, che tutto sembra congiurare contro di te, che hai perduto la pensione di tuo marito, che te l'hanno dimezzata, che le tasse si erodono tutto e che non sai come fare con tuo figlio che non ha lavoro, con tua figlia che se non passa questo esame è la fine, ai tuoi occhi è la fine, a 28 anni, 30 anni, perde tutto, perde anni e anni di studio, perché? Perché c'è un sistema strano e perverso per cui se non passa questo, e va bene, è benissimo, se non passa questo esame è tutto finito, ma Dio esiste, e Gesù Cristo è venuto sulla terra per vincere la morte, e che vuol dire vincere la morte? Vuol dire che ha più potere della legge, ha più potere di uno Stato, ha più potere di qualsiasi situazione. Cristo, è Cristo crocifisso, è quello di cui necessita tua figlia oggi. Certamente, preghiamo, tutti pregheremo perché possa passare questo esame, ma se non lo passa, perché se passerà questo esame probabilmente di fronte a un'altra situazione, non potrà fare nulla. Perché? Perché nella nostra vita ci sono tenebre che ci avvolgono e non abbiamo nessuna possibilità, fratelli. Ma lui è venuto e grida oggi, per questo sto gridando anch'io. Grida come alla fine della festa delle capanne. C'erano delle grida che annunciavano la vita che è la luce è la vita. Nella festa delle capanne la luce era fondamentale, come abbiamo visto ieri nella festa di Hanukkah, questa lampada che era stata trovata nel Tempio miracolosamente, che miracolosamente era rimasta senza bruciarsi, senza estinguersi, è la luce della vittoria di Cristo
la luce che ci aiuta a camminare nel deserto, la colonna di fuoco che ha accompagnato il popolo. Di questo tu ed io abbiamo bisogno. Appoggiati e cammina dietro a Cristo. Anche se tua figlia non dovesse passare questo esame, anche se hai un cancro terminale, anche se la situazione che stai vivendo è irreversibile umanamente, Gesù Cristo ha la luce che rischiara questa tenebra. Appoggiati, cammina e vedrai meraviglie. Vedrai il Padre oggi nella tua vita. Te lo ripeto, vedrai il Padre, il tuo destino, la tua casa, il compimento della tua vita oggi davanti a te, pronto ad accoglierti, ad abbracciarti e a darti la sua vita. E se entrerai in questo, se entrerai nella tua vita, se entrerai in quello che tu stai vivendo e soffrendo, se entrerai con Gesù Cristo, sarai felice. Perché? Perché con Cristo si entra amando, offrendo se stessi, con Lui. Per cui ogni istante della nostra vita ha valore, è un valore infinito. Coraggio, lasciamoci illuminare, lasciamoci fissare dal Suo amore e fissiamo il Suo amore nella nostra vita. Ascoltiamo la parola, restiamo uniti alla Chiesa, nella Sua comunione e confessiamoci, partecipiamo ai sacramenti, lasciamoci guidare, ascoltiamo la predicazione e non temiamo, perché colui che ha vinto la morte è con noi, e se Cristo è con noi, chi sarà contro di noi?